scusate, scusate, vi siete scottati? Mi sto allenando contro il drago. Tra un po' dovremo riaffrontarlo. Salve la gente qui Gabby e bentornati su Super Mario Odyssey. Mi allenavo per andare contro questo dannato drago. Ok, lui sputa più fiamme di me. Vabbè, ma io ho il cappello magico. Cioè, ragazzi, ragazzo anzi, cioè, io sono Mario e ti batto con un dannato cappello di stoffa. Cioè, vi rendete conto che lo batto con un dannato cappello? Cioè, veramente, dovresti sentirti... Dovresti quittare dalla vita proprio per quello che ti farò tra poco. Ok, si è spento, si è scaricata la batteria. Dovevi usarle dura, sei caro mio. Stacchiamo tutto e spacchiamo la capoccia! Ha funzionato! Fa male! Avrai la pelata anche tu da giovane! Ok, oh cacchius, cacchius amarus. È molto cacchius amarus, è molto cacchius amarus! Ok, quella l'ho vista brutta. Ok, si è di nuovo scaricato. Ma che batteria avevi? Ma che batteria avevi? Aspetta che tira le ultime cuoie. Bene, ora stacchiamo. Oh, veloci, veloci, veloci. Oh, oh, oh. Oh, spacca tutto. Bang, Gabby spacca tutto. Continua così. Dai, il terzo colpetto nella... nel cappellone d'Achille. Achille aveva il tallone. Lui ha il cappellone. Aiuto, però uno di vita. Sto rischiando, ok. Ora seri. Ora seri. Yabbadabadu. No. Ok, gli stanno facendo un attimino più rompiballi, boss. In fretta. Ha fatto male la cavocchia. Bene. 3 è il numero perfetto, è il numero della sofferenza dei miei nemici. Sempre 3 colpi devi dargli, ho notato su sto Mario. Va bene, e ci ho guadagnato, sapete cosa? Sapete cosa ci ho guadagnato? Un casco di banane, cioè Mario rischia la pelle non per la Peach, ma per le banane. Adesso abbiamo tutte le lune, in teoria potremmo già andarcene. Meno 3 dice qua. Abbiamo recuperato le lune di cui avevamo bisogno, quindi mettiamole dentro. Ben 4 lune. Più di così mi consenta. È riparata, però c'è uno sputo grigio lì che lo potremo riparare, ma forse a fine del gioco. E Mario non è ridotto molto bene. Si vede che ha combattuto con un drago, cavolo. Siamo proprio dei Dr. Brown, però, con sti aggeggi. Beh, diciamo che è stata una sosta parecchio insolita, ma perlomeno abbiamo riparato la nave. Mentre siamo in viaggio, perché non diamo una ripassata veloce a un paio di cose? Consiglio ai viaggiatori, capriola laterale. Per eseguire questa tecnica, girati nella direzione opposta mentre... Sto veramente leggendo i consigli? Avevamo detto di no! Avanti, avanti, avanti! Regno di Bowser! Guardalo! Guardalo, guardalo! Con i soldi che ha rubato a me! Mario milionario, cosa si è costruito? Il Bowser vecchio mattacchione! Cavolo, mi ricorda un livello di Paper Mario... Oh! Ogni stanza ha un boss! Quello fa male se te lo becchi in testa! Finalmente siamo alla resa dei conti! Ok, stiamo attenti che ci sono anche i pappagalli... Posso diventare un picca picchiarello, picca picchia pazzerello, picca picchiarello, picca picchia pazzerello, picca picchiarello, picca picchia picchia e basta. Ok, ottimo, guarda cosa fa col becco. Si appende. Ma che roba è? Ah, così ti dondoli. Che figo. C'è una luna. Lalalilla. Quante lune ci sono da prendere qui? Note musicali. Oh no. Me la rendete difficile voi. Me la rendete davvero difficile. Ce l'ho fatta però. È un'altra luna di rosso rabbia. Aia. Me la fate venire voi la rossa rabbia. Ma, nel taschino. Ok. Abbiamo fatto. Abbiamo fatto. Oh, 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 ah, ah, bravo, scemo. C'è un robo sopra, devo salirgli sopra. Devo salirgli sopra, cacchio. Dai, colpiscimi. Gli vado sopra e posso usarlo. Lascia stare, sono scemo io. Ah, devo far così, non devo mettergli il cappello. Era mezz'ora, no.
Sono scemo. Ecco, ecco, fatemi passare. Pensavo che fosse più difficile. Gli scagnozzi di Bowser si vede che sono sottopagati. Siamo qui per vincere il gioco. Ah, qua devi raccogliere tutte le lune. Quindi ne abbiamo una. Là ne abbiamo altre due. Vabbè, sapete una cosa? Mi prendo danno, ma ci vado comunque. Sono proprio uno spericolato. C'è qualche altra luna qui? Sapete queste come le prendo? Con il becco. Guardate. Zoom. 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 Ah! No! Mi hanno trullato! Sì, ecco, ce n'è un'altra. Dai. Siamo a 4, ce ne manca una. Ma dov'è l'ultima? Sarà sopra? È lì! Dai! Sboing! Yippie, yippie, whippa, whoop! Andiamo con l'uccello e prendiamo la luna. Con questa finalmente dovremmo poter aprire un'altra delle porte. E ormai credo che siamo vicini al Bowsy Bowsy. Scontro con i Brudals di nuovo, no! Ragazzi, quasi quasi torno ad essere Mario. Mi manca il vestito classico di Mario e ne approfitto. Intanto vediamo che vestiti ci sono, voglio... Mario Pagliaccio! Fammi vedere. Ah! Aiuto! È inquietante, ragazzi! E.T. Mario il Pagliaccio! Ah! Oh, ma quante lune ci siamo fatti. Aveva ragione il capo a dire che siete due tipi piuttosto ostinati. Per tenere alto l'onore della mia famigliola, i Brudals. Non hai più una famiglia, te l'ho dimezzata. Ok. Vai. Saluta tuo fratello per l'ultima volta, cara sorellina. Tre cappelli, ha fatto acquisti anche lui al parco giochi. Uno, via. Due, via. Tre, via. E in testa. Ma è semplice. Oh, sono un po' tanti ora. Via, via. Andatevene. Andatevene. Devo romperli tutti? Ma quanti? Aiuto! Un coniglio mi sta seguendo. Dovresti aver paura dei pagliacci. Cosa sta facendo? L'ultimo. E mo gli vado in testa. Guarda come scappa. Sì! E non c'è due senza tre, ovviamente. No, si li riprende. Via! Non puoi scapparmi! E anche l'ultimo irlandese pazzo è andato. Yes. Adesso come starà la sorellina lì da sola? Mamma mia. Credo che sia esploso di rabbia, Bowser! In questa cosa mi piace. Vediamo cosa ha da dire la sorellina ora senza il fratello. Sarà furibionda, vero? Vediamo che dice. Ma no, ma è felice! Mi prendo tutta l'eredità! Non lo so. Eh sì, il matrimonio alle porte, il capo si sta facendo bello per il suo gran giorno. Per quanto mi riguarda voi due, è meglio che leviate le tende perché non siete invitati. Niente, nessuna... Proprio famiglia zero. Non una parola spesa per il fratello trucidato da un cappello. Che tra l'altro il mio cappello è proprio quello da aia. Non mi ricordavo di aver così pochi cuori. Come la elimino? Devo usare le... Devo rimandargli le balls. Oh cavolo, quelle sono un po'... Cacchio, mi ha distrutto. Ok, sì! Di questo parlavamo. Sei rimasta scoperta! Monella! Monella è diventata il nuovo UFO! Oggetto non identificato bombarolo. Sta diventando De Florislava! Sta diventando davvero De Florislava! Oh, cavolo. E rimane, e rimane! E ci rimango, e ci rimango tra poco! Tira le cuoie! Tira le cuoie. Ok. Ai. Fatto male. Non gli do il tempo di reagire. E come al solito la regola del 3 si applica anche a te. Rido io. È impazzita, ragazzi. È impazzita.
Si sta consumando uno strano party dentro quell'UFO. Giochiamo a bocce! Per l'ultima volta. Sì! E finalmente me li levo dalle balle. Quelle che mi ha tirato fino adesso. Me le ha anche rotte. Esplodi! Grazie. Oh, gentile Bowser, gentile. Almeno fa quello che gli dico. Resa dei conti al castello di Bowser. Quindi sarà lui la battaglia finale. Credo, spero. Perché voglio vendicarmi. Abbiamo finalmente raggiunto la corte principale. Vabbè dai, sempre più su, dai. Salirò, salirò. Sembra Takeshi Castle. Tipo la battaglia finale di Takeshi Castle. Venghiti! Su, su. No ragazzi, c'è il Grand Prix. È diventato Trackmania dei picchi questa roba. Però dai, ce l'ho fatta. Basta aver pazienza. Ora. Poi. Ora. Bene. Dai, si può fare, si può fare, si può fare. Siamo arrivati. È la cima. È la cima. Non credo ci sia altro da fare. Puoi andartene, caro infame. Bowser. Sta arrivando, battuto da un pagliaccio con un cappello. Eccolo lì. Guarda dove si riposava. Che scomodo però. Una reggia per poi mettersi sul tetto là. Come i reietti. Bowser è un barboncino. No! Cavolo, la Peach. Quella biondona da paura. E se la sposa sto brutto schifoso. Guarda che naso, guarda che bocca. È orribile. Stiamo andando sulla luna per sposarci. Le lune di miele. Una volta erano, i miei tempi erano un po' diverse. Ma va bene. Ti faccio uno spettacolo. Ah, e no, dai, per l'ennesima volta. No, stavolta no. No, stavolta no, hai fatto arrabbiare il pagliaccio sbagliato. Che succede ora? Oh, i Brothers? No! 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 I miei incubi! Pensavo di essermi liberato di voi! Vabbè, gli ruberò il mezzo. Probabilmente con questo mezzo potrò raggiungerlo. Forse. Se non ci muoio. Sì! Beccati questo in tutti i sensi. Beccati questo! Gambe di legno! Ora devo andargli su. E devo picchiarli, io so dove. Salve! Fa male! E uno è andato! Buttagli giù! Buttagli giù! Dai, dai, che cade! Questa volta non posso. Perché non posso? Vabbè, ci arrivo in altri modi. Non si preoccupi. Ciao Pippo. Quello è il Pippo. Pippo dei poveri. Pippo dei poveri è andato. Ok, bastato un colpo. Fammi fare le cose fatte bene. Sì. Non c'è due. Senza tre. È andata, è andata, è andata. Adesso chi c'è? Dov'è nascosto l'ultimo? Eccolo, dov'era l'irlandese pazzo? Sì! È andata, è andata. Vi prego, vi prego. Datemi qualcosa per raggiungere Bowserellino. Spero di non vedervi mai più. Stavolta davvero. Ma in tutti i Mario. In tutti i Mario, in tutti i monti. Sì, che spettacolo. Orribile, ma è uno spettacolo. Ragazzi, è stato davvero il circo e io ne sono il pagliaccio. Ma recuperiamo sti cuori e saltiamo, abbiamo capito. Posso saltare sta cosa che ormai... Ci mancava così poco, invece ci siamo lasciati scappare Bowser, che è fuggito a zampe levate sulla luna. Ma possiamo seguirlo a bordo dell'Odyssey. Presto Mario, lanciami sul mappamondo. Ah bene, abbiamo la nostra nave che non so come sia finita qui. Ma andiamo a mettere le ultime lune. Sì, sì. Ci ho messo tanto.
Sono abbastanza? Credo di sì. Sì. Ragazzi, è completa. Oh. Ora è il massimo della potenza. Ora dovrebbe rinvigorirsi. Dovrebbe togliersi. Tornare tutta rossa. O no? Sì. Fine. Ora è come me l'ha regalata il nonno. Il nonno di Up. Il nonno di Up l'ha progettata. 100%. Brumotti. Con il cappello da gentiluomo, pronti per il matrimonio. Ehi là. Finita l'era dei pagliacci. Da pagliaccio a uomo, il mio viaggio è partito, che ero un pagliaccio. Poi sono cresciuto e sono diventato un uomo. Stiamo davvero andando sulla luna? Regno della luna. Cresta selenica. Ok. Ok. Fammi vedere. Suonano le campane, ragazzi. Devo entrare. Tipo, fermate. Tipo il prete che fa. Se nessuno ha nulla da obiettare, entro io. Ho io da obiettare. Per tutte le tube, che eleganza. Ti arrepici, si drona giù. Dobbiamo fare presto prima che si sposino. Poi è la fine. È la fine se poi si sposano. Non ti senti più leggero? Perché è la luna. E quindi non c'è la gravità. Che fico. Fai attenzione, questo tunnel è parecchio profondo. Grazie. Parecchio profondo. Cosa vuol dire? Che dovrò... Sono caduto. Oh no. Ma davvero? Devo farmi tutto sto livello per raggiungere... Ti prego. Devo prendere il volo con uno di questi. Ecco, fammi volare. Dobbiamo usare un po' tutte le cose che abbiamo imparato nel nostro viaggio. Para che bravi. Perfetto. Andiamo. Non abbiamo tempo da perdere. Cosa state cercando di fare? Credete che basti questo per fermarmi? Inutili. Oh, sì, ce l'ho fatta. Non arriverò col vestito molto pulito. Qualcosa mi dice questo. Ok. Dai, l'ultima parete. Cos'è sta roba? Ho paura. Lo sapevo! Ora, dammi qua. Bene. E lei che cavolo è? Oh no. Oh no. Forse posso usare lui. Devo fargli perdere equilibrio. Ok. Sì. Così posso rompere. No, che fico. Che roba. Vai dritto per dritto. Spaccali tutti. Dai. Perfetto. Che figata. Cioè veramente le idee mi hanno sorpreso in sto livello. Oh no. Ecco dov'era la Big Mama. Ecco dov'era la Big Mama. Maledetta. Cagna. La madre degli abortini. Devo eliminare lei così non nasceranno più. Tre. Quattro. No, non puoi prendermi. È stanca. Perché doveva fare più Ring Fit Adventure. Sbonk. La regola del tre. Oh, inginocchiati alla regola del tre. Bene, è caduta avanti perché non volevo vedere sotto quella gonna. Oh, bene. Yay. Andiamo, andiamo ragazzi. C'è un matrimonio da salvare. Ehi, sala nuziale. Wow. Sento l'organo. Fatemi entrare. Poi non ci sta neanche quell'anello. Ditemi che mi avete lasciato qualcosa da sgranocchiare dopo. Ditemi, giusto in tempo. E te... Io comunque voglio sposarmi lei. Io voglio sposarmi lei. Bowser, prenditela pure la peach. Vabbè, comunque dai, sono arrivato.
Sono arrivato. Tutti che sono venuti per il cibo, vero? Brutto infame. Brutto infame. Devo fare 3 boss fight? No, di nuovo, non di nuovo. Oh! Bravo! No, 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 ragazzi, no, no. Pensavo che stavolta non dovessi farmi 8000 livelli. Ah, mi sa che arriva bro. Ah, è arrivato. Ah, ok, allora ti faccio il cubo a stelle strisce. Bene. Oh, cavolo! La Peach! La Peach! Vuoi imbucarti al mio matrimonio, Mario? Dici sul serio? Mi sembra proprio di cattivo gusto, non credi? Per non parlare del tuo abito, pensi sul serio di essere vestito di tutto punto per l'occasione? Non che la cosa mi importi, visto che non ti ho nemmeno invitato. Sai che ora è? È ora che ti levi dai piedi. E visto che non vuoi farlo con le buone, ci penserò con le cattive. Solito cliché. Vabbè, è una versione potenziata di un Bowser che abbiamo già battuto. Credo che possiamo farcela, se ce la giochiamo bene. Beccati questo. Ah! Ah! Pugni rotanti di Brocco Balboa. Aspetta, è vero. Quindi tira il cappello. Tiralo. E poi... Oh! Ma ti faccio un po' di male. Ma ti faccio un po' di male. Provaci. E ora... Oh! Oh! Si è sbilanciato! E ora... Ah! Si è fatto male. Ho giocato ad Elden Ring. I tuoi moveset non sono niente in confronto a quelli dei boss di Elden Ring. È sempre così. È sempre così. Ah, ride bene che ride ultimo. Ah, ha fatto male. Ha fatto male, cacchio. Ma ci riprovo. Devo capire bene il suo salto. Ok! No! L'ha fatta di nuovo! Che infame! Ha imparato da Elden Ring! Ho pochi cuori però. Devo stare attento a 2. No! No, cretino che non sono altro! Ho saltato troppo! Sì! 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 La regola del 3! Mamma mia, quanto sono stato concentrato! Ah, è andato con un cuore! Libera mia moglie! Liberami! La mia gno... Ah. 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 Mi stanno passando come un flashback i 10 episodi che abbiamo fatto! Ah. Volevo prendere... Volevo... No. No. Prendiamo Bowser con il cappello e scappiamo. Lasciamolo lì, dai. Va bene. Mario, non pensare. Non essere sentimentale. No, niente. Oh no. Oh no. Ok, ok, ci siamo. E adesso che facciamo? Prendiamo... Sì, no... No. Oltre al danno la beffa. No, sono dentro Bowser, sono dentro il mio nemico. Tutti i miei ricordi, tutti i ricordi di Bowser poi. Diventerò cattivo per un giorno. Sì, sono io, scusami. Adesso la prendo, tipo uomo alfa. Uomo alfa, King Kong, Mario quando diventa Giga Chad con 6 cuori. Mamma mia, dobbiamo muoverci, dobbiamo correre. Oh cavolo, è diventata come l'ultima missione di Halo, che devi scappare con il Warthog, solo che il mio Warthog è Bowser. Ottimo. Non posso camminare 2 volte nello stesso punto. Ah. Ah. Dai.
Ho craftato un ponte, signori! Mi sa che però devo tornare ad essere Marione. E niente, posso infilare? Non pensavo! Non pensavo davvero che ci stasse! Ma mi sorprende, è la nuova cura dimagrante di Bowser! Sì! Corri, Bowser! Hai capito cosa c'era dentro la luna? Aia! Sì! Credo che sia la fine. Ora davvero. No, non è la fine. Non è la fine. Però c'è una via d'uscita. Ci siamo quasi. Fallo, distruggilo. Sì! Sium! Sì! Wow! Si sono superati con sto livello. Devo dire miglior Mario che ho giocato questo. Miglior Mario proprio. Troppe belle idee. Spero che non abbia il copyright sta musica. La principessa. Sono stata quasi. Ah, che bello. Che romantico. E riparte la musica cringe. E adesso diventerà cringe. Cioè, ma dai. Ma poi tipo è bassissimo Mario rispetto a Peach. Cosa? Ci riprova! Cosa vuoi? Voglio dire, il mio fiore è più bello. Il fiore è più bello! Basta! Non prendo nessuno! Dai no, ho fatto troppa fatica! No, ci saluta! Ci saluta! Che trota! Che trota! Che trota infame! L'ho riparata io quella nave! Va bene. Mario però alla fine ha fatto l'alfa assurdo e ha dimostrato chi è il Giga Chad. Ed è tornato, ha detto: fai la trota, beh, me ne frego, ti prendo per la forza. Mario alfa. Vabbè, e dal Marione nazionale era tutto, ma non finiamo qui. Adesso a parte tutti i saltiamo, che bello, sì, bellissimo. Andiamo a vederci il finale. Adesso sappiamo che fine hanno fatto i cubi. I cubi li sbloccheremo, quei cubi che c'erano nei mondi, ora li possiamo sbloccare. Sono... ora posso andare in quel regno, che fico. Ora posso andare da lei, ormai ho ereditato quel matrimonio. E Mario se la gode. Che calma, che pace. Sembra quasi che il nostro viaggio nel regno della luna sia stato solo un sogno. Ma per fortuna non l'è stato. Siamo riusciti a salvare Tiara e Peach. L'incubo è finito. Evviva! Inoltre, è stata un'avventura così straordinaria che non voglio che finisca qui. Nel senso, c'è ancora così tanto da fare. Così tanta nuova gente da incontrare. E scommetto che se raccogliamo altre lune di energia possiamo andare a visitare qualche nuovo posto. Insomma, è tutto tornato alla normalità. Ma ragazzi, la sapete una cosa? Io vi ringrazio però per la visione di questo. Abbiamo fatto una mega avventura. Sono comunque contento di aver portato Mario, di aver portato questa serie nel canale, perché non l'avevo finito ed era un gioco che mi piaceva. E boh, dai, ormai ci entro. Voglio vedere come è fatto il castello dentro. Però dai, è stato bello. È stato davvero bello. Cacchio. Ah, e dov'è la Peach? Ah, e ora ho rubato, vabbè, se non c'è la Peach chi va a Roma perde la poltrona. E sono diventato il re di questo castello. Ora sudditi, portatemi subito una massaggiatrice. Ragazzi, questo era tutto per Mario. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuta la serie. Magari andremo avanti con qualche episodio bonus, non lo so, dipende dai like e dal supporto. Ma vi ringrazio per questa avventura assieme. Noi ci vediamo a prossimi video. Mamma, mi staccherei il cappello e lo tiro e farei... Mamma mia! Ciao ragazzi!